Allora, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori, in particolare ai giovani, un cordiale saluto agli ascoltatori che sono venuti da lontano, da Parma, da Modena, ecco, e da tante altre parti, quindi complimenti, perché so che è un grosso sacrificio, perché poi tornate a casa tardi, eccetera. Ad ogni modo ci divertire, tanto si può, diciamo così, parlando di tutti si diverte, ecco. Cioè, si diverte nel senso vero della parola, nel senso che si può sempre una grande gioia. Noi comunque proseguiamo con le catechesi di quest'anno, che sono molto importanti, l'uomo e il suo destino eterno, sono molto importanti per sapere dove andiamo a finire, insomma, perché alla fin fine questa è la domanda che ci portiamo tutti nel cuore, e cioè da dove veniamo e dove andiamo. D'altra parte, noi viviamo in un tempo in cui gli uomini non riescono a vedere al di là della terra, non riescono a vedere al di là della terra, e mancando la luce della speranza, la luce della trascendenza, la luce del paradiso, sono tristi. Dunque, e quindi questa è la situazione dell'umanità in cui si trova l'umanità oggi. Poi c'è anche una falsa scienza, perché non la vera scienza, una falsa scienza che ci vuol convincere che noi veniamo dalla terra e torniamo alla terra, che ci vuole convincere che noi siamo degli animali, e allora capite che in questa prospettiva sinceramente non è che è tale da poter far sì che si mettano al mondo dei figli, o si mettono, perché mancano le prospettive della speranza. Senza speranza l'uomo non può vivere. Allora, d'altra parte, perché la Madonna moltiplica le sue apparizioni? Cioè, uno si chiede: perché la Madonna è qui da così tanto tempo, tutti i giorni, e diversamente da come è sempre avvenuto, appare ovunque i veggenti si trovano. E i veggenti spesso girano il mondo, la Madonna appare in tutte le parti del mondo. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che la Madonna, il fatto che la Madonna appaia, vuol dire una cosa molto semplice, che il cielo c'è. E questa è la cosa più importante, cioè il fatto che il cielo si apre, la Madonna viene sulla terra. E cosa vuol dire questo? Che il cielo c'è, e che il cielo è la meta a cui dobbiamo tendere, perché se la Madonna dopo 2000 anni è più bella della Raffaella Carrà, capite bene? Allora se dico, allora è splendente di giovinezza, splendente di gloria, splendente di luce, allora vuol dire che la nostra condizione umana, la nostra condizione umana non ha bisogno, come diceva la signora, signorina o signora Carrà? Chi lo sa? Lei 12 novembre, e in prima serata, ha fatto un inno a Satana. Ha fatto un inno a Satana dove lo invocava con tutti i ballerini intorno. Io me lo sono rivisto prima di giungere su YouTube. O quando ho messo e spuntava qualche torno da qualche parte, no? Dunque, ha fatto un inno a Satana, come no? Un inno a Satana incredibile, fra cui dice: Satana, truccami come vuoi tu. Dico, trucca, ma come truccare lì? Gratta e vinci. Dico, cosa trovi? E poi dice, portami all'inferno, io vengo con te. Questo è in prima serata, cantato, ripetuto, eccetera. Io lì per lì, siccome sono un tipo sanguigno, lì per lì mi sono detto: ma sì, ma portala subito così vediamo. mi sono detto, ma portala in diretta, dico. Tanto più che poi mi sono ricordato della descrizione, perché tutto quello che c'è su Medjugorje è pubblicato, ma non proprio tutto bene. Ci sono tante cose che bisogna essere stati giù. Uno mi dice: ah, perché lei non si cimenta con... Uno che ha il mutuo da pagare, cosa fa? Scrive un libro contro Medjugorje, così riesce a pagare la rata, no? Perché questa è la verità. In genere sono professore di scuola. Dice: ah, lei perché non discute con questi professori? Perché lei si sottrae al dibattito? Ma scusa, ecco, cosa vado a parlare con uno che ha il mutuo da pagare e che è andato su Maggiore 2 minuti, è tornato di corsa perché non ho i soldi per pagare l'alloggio? Ma scherziamo. Dico, per carità, non è che grida la povertà, ma sono messo da Maggiore 25 anni,
ci ho vissuto, conosco tutto, no, tutto no, ma comunque tantissimo. Poi sono anche amico dei gente, però non mi ricordo che Maria, quando ci descrisse l'inferno, adesso non lo dice più, perché non so, quindi non chiede a nessuno, ma questa è la verità, che l'inferno, come abbiamo sentito tante volte descrivere anche da Visca e da Iaco, che ci sono stati corporalmente, ma Maria l'ha visto come, tutte le vicende gliel'ha fatto vedere come in visione, così come l'ha fatto vedere anche a Lucia di Fatima. Maria diceva sempre che all'improvviso, in mezzo a quelle fiamme, dove gli uomini cadevano e diventavano come orribili animali, è scesa una donna giovanissima con i capelli biondi, biondissimi, hai capito? Ecco, non so chi fosse per la verità, ma sicuro, non so chi fosse, però, non, perché, però 25 anni fa, Maria raccontava queste cose, e come no? No, siccome, dico, lì per lì ho detto, poi, che vado in diretta, mi sono detto, poi ho detto, ma cavolo, dico, mi dispiace, sono un prete, voglio salvare le anime, allora io vorrei far sapere alla signora Carrà e a tutti i ballerini che cantavano con lei, balzavano con lei, e a tutti quelli che hanno applaudito, siccome dicevano, il canto era, Satana truccami come vuoi tu, portami all'inferno, vengo via con te, portami per, vengo per amore, cose di questo genere, no? Allora, io nel mio libro, Desiderio di Dio, ho dedicato un capitolo a raccontare come l'inferno da parte di chi c'è stato col suo corpo, ma non delle persone qualsiasi, si chiamano questi qui Santa Teresa, Sor Josefa Menendez, Lucia di Fatima e Santa Faustina Kowalska. Dico, senta signora, e voi tutti direi uno, sentite allora dove andrete a finire. Oggi, sotto la guida di un angelo, sono state negli abissi dell'inferno. È un luogo di grandi tormenti, per tutta la sua estensione spaventosamente grande. Ce ne stanno mettendo tanti, eh. Queste le varie pene che ho visto. La prima pena, quella che costituisce l'inferno, è la perdita di Dio. La seconda, i continui rimorsi della coscienza. La terza, la consapevolezza che quella sorte non cambierà mai. La quarta pena è il fuoco che penetra nell'anima, ma non l'annienta. È una pena terribile, un fuoco puramente spirituale, acceso dall'ira di Dio. La quinta pena è l'oscurità continua, un orribile soffocante fetore. E benché sia buio, i demoni e le anime dannate si vedono fra di loro e vedono tutto il male degli altri e il proprio. La sesta pena è la compagnia continua di Satana. La settima pena è la tremenda disperazione, l'odio di Dio, le imprecazioni, le maledizioni, le bestemmie. Queste sono pene che tutti i dannati soffrono insieme, ma questa non è la fine dei tormenti. Ci sono tormenti particolari per le varie anime, che sono i tormenti dei sensi. Ogni anima, con quello che ha peccato, viene tormentata in maniera tremenda e indescrivibile. Ci sono delle orribili caverne, voragini di tormenti, dove ogni supplizio si differenzia dall'altro. Sarei morta alla vista di quelle orribili torture se non mi avesse sostenuta l'onnipotenza di Dio. Il peccatore sappia che col senso col quale pecca verrà torturato per tutta l'eternità. Attenzione, scrivo questo per ordine di Dio, affinché nessun'anima si giustifichi dicendo che l'inferno non c'è, oppure che nessuno c'è mai stato e nessuno sa come sia. Io, Sor Faustina, per ordine di Dio, sono stata negli abissi dell'inferno allo scopo di raccontarlo alle anime e testimoniare che l'inferno c'è. Ora non posso parlare di questo. Ho l'ordine da Dio di lasciarlo per iscritto. I demoni hanno dimostrato un grande odio contro di me, ma per ordine di Dio hanno dovuto obbedirmi. Quello che ho scritto è una debole ombra delle cose che ho visto. Una cosa ho notato
e cioè che la maggior parte delle anime che ci sono sono anime che non credevano che ci fosse l'inferno. Quando ritornai in me non riuscivo a riprendermi per lo spavento al pensiero che le anime là soffrono così tremendamente. Per questo prego con maggior fervore per la conversione dei peccatori ed invoco necessariamente la misericordia di Dio per loro. O mio Gesù, preferisco agonizzare fino alla fine del mondo nelle più grandi torture piuttosto che offenderti col più piccolo peccato. E vorrei dire che senza andare adesso Sofostina ha lasciato scritto, ma noi abbiamo avuto qui a Radio Maria la testimonianza di veggenti di Medjugorje, due dei quali sono stati portati nell'aldilà col loro corpo, sono spariti per 20 minuti dalla loro casa. L'unico testimone che c'era era la mamma di Jacopo, che adesso è morta. Comunque erano tornati nel pomeriggio, il primo pomeriggio, da Cituk, Visca e Jacopo, e stavano seduti nella casa, nella vecchia casa di Jacopo, a sfogliare un album di fotografie, quando all'improvviso apparsa la Madonna e ha detto: oggi vi porto a vedere il paradiso, l'inferno e il purgatorio. Si è aperto il tetto dalla casa e li ha portati via col corpo per 20 minuti e per prima cosa hanno visto il paradiso. E la descrizione è indescrivibile. Difatti io nell'ultima volta che sono stato con Visca, l'ultima volta a Natale, gli ho chiesto: ma tu la senti ancora la gioia del paradiso? Perché magari uno vede, sente, sperimenta la gioia e poi non riesce più a... Lei mi ha detto sì, che lei se la ricorda benissimo la gioia del paradiso. È stata una grande grazia ricordarsela, perché è un evento così grande che poi uno non riesce più a trattenerlo. Il paradiso dove lasciamo perdere la descrizione di una grande luce dove tutti cantano, gioiscono, eccetera, ma dove la luce è immersa in luce, c'è una grande gioia, tant'è vero che la Madonna ha detto: in cielo c'è la gioia. Noi non abbiamo l'idea di cosa sia la gioia del paradiso, ma questa è una realtà che dobbiamo avere continuamente davanti agli occhi, diversamente non si comprende neanche il perché del dolore della vita. Cioè, prendiamo il caso anche di Eluana, che è là che soffre perché queste persone, come tante altre, unite alla croce di Cristo, cooperano la salvezza del mondo e di tante anime che si fanno irretire dal falsario, dal seduttore, per strapparle al demonio, soffrono e si offrono. Ecco, e dobbiamo sempre avere davanti la gioia del paradiso, perché con la gioia del paradiso risolviamo tutti gli interrogativi riguardanti il perché del dolore, il perché della sofferenza, il perché della fatica, il perché di tante cose. Perché? Perché il paradiso comunque è una grazia, ma il paradiso è anche un merito, va guadagnato, va voluto, è una meta. Difatti la Madonna ha detto: il paradiso è la meta a cui dovete tendere. È un dono di Dio, ma una meta a cui dobbiamo tendere. E il paradiso lo possiamo già gustare nel nostro cuore, fin da ora. In che modo? E il paradiso è sentire nel cuore l'amore di Gesù, l'amore con il quale Gesù ci ama. Quello è il paradiso. È il paradiso, l'amore di Gesù nel nostro cuore. È già una realtà che gustiamo ora. E quando si sente una persona, anche in questa vita, e ci sono tantissime persone che si sentono amate da Dio, anche se portano la croce, la portano volentieri. Come diceva San Francesco: è tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Questa qui del paradiso, io parlerei tutta la vita del paradiso, solo che è inesprimibile. È una gioia così grande che non possiamo rappresentarcela. Se noi, cioè, uno può, io pensavo a questi ragazzi sono portati col corpo là, ma loro evidentemente hanno avuto una grazia speciale, perché uno non può, morirebbe di gioia. Non riesce più neanche a ritornare nel corpo, quasi, non riesce più a tornare neanche sulla terra. Tanta è la gioia del paradiso. È una cosa che è indescrivibile, non possiamo neanche immaginare quello che Dio ci ha preparato. Ma San Paolo dice: quello che occhio non vide, orecchio non udì, nessuna immaginazione può rappresentarsi cos'è la gioia del paradiso. È una gioia che irradia da Dio nel quale siamo immersi. E non solo siamo con Dio, siamo anche fra di noi. Difatti mi ha molto commosso Monsignor Maggiolini quando diceva:
non vedo l'ora di andare, così vedo i miei, ho tante, devo chiedere ancora scuse ai miei genitori per tante cose, ha detto. Ci si rivede tutti. Poi sono riportato in purgatorio, ma stasera ho ricevuto letto di un sacerdote per dire una tale, su questi argomenti, cioè io vedo che Satana sta devastando le menti, seminando dubbi, devastando le coscienze, offuscando le certezze che Dio ci ha rivelato. È una cosa incredibile. Allora, un sacerdote mi dice, ma lei parla del purgatorio, ma io ho un sacerdote, un santo sacerdote, una bellissima lettera mi ha scritto, però, insomma, a 85 anni, dice, però lei, io non capisco più niente, ma lei come può parlare che il purgatorio dura, ma nell'aldilà non c'è il tempo. Come nell'aldilà non c'è il tempo? Nell'aldilà c'è il tempo. Non è il nostro tempo. Il nostro tempo, ci ha spiegato Einstein cos'è il nostro tempo, è un tempo legato a questa materia, ma nell'aldilà c'è il tempo, perché è certo che c'è il tempo nell'aldilà, non c'è il nostro tempo, c'è una durata diversa, soltanto Dio è fuori dal tempo. Difatti cos'è l'eternità? È il possesso che Dio ha di sé nell'istante, totet simul possessio, diceva Severino Boezio, ce lo dico a lui perché me lo capisce. Dunque, allora, il tempo c'è, certo che c'è il tempo, e quindi non è che il tempo, sì, come no, l'inferno è eterno, come il paradiso è eterno, il purgatorio è temporaneo, è un tempo di purificazione, certo che il tempo nella terra è diverso dal nostro, bella scoperta, manca lo spazio. Il paradiso è una condizione esistenziale non legata al nostro corpo, c'è il tempo, come ci ha insegnato Einstein. Il tempo e lo spazio, il nostro tempo e il nostro spazio, sono proprietà della materia. Chiaro? La teoria della relatività ci insegna che il tempo e lo spazio sono proprietà della materia, cioè questa materia qui ha questo tempo e questo spazio. Nella dinamica abbiamo questa materia qui, noi abbiamo un corpo trasfigurato, per cui la Madonna appare nel medesimo istante, se i sei veggenti sono in sei parti del mondo, nel medesimo istante appare in sei parti del mondo diverse, ma con un'autodeterminazione semplicissima, perché quella è la sua situazione esistenziale. Capito? Quindi c'è il tempo, ma non è come il nostro. C'è lo spazio, ma non è come il nostro. È una condizione totalmente diversa, straordinaria, piena di luce e di gioia. Il purgatorio è una situazione di grande sofferenza, ma anche di grande gioia. Perché di grande sofferenza? È di grande sofferenza perché è tale il desiderio di Dio che non poter contemplare faccia a faccia crea una grande sofferenza nell'anima. Quella sofferenza la purifica, ma nel medesimo tempo c'è nell'anima l'attesa, man mano che il tempo passa, lei sa che si avvicina sempre più il momento e quindi sempre più diminuisce la sofferenza, sempre più aumenta la gioia. La grandezza dove sta? Che noi con le nostre preghiere possiamo abbreviare il tempo della sofferenza delle anime del purgatorio. È un atto di carità grandioso che dobbiamo praticare di più, non solo per i nostri cari, ma anche per le persone che per le quali nessuno prega. La situazione dell'inferno è una situazione terribile, che col demonio non bisogna scherzare. Io se non voglio mettere in croce la Carrà, che comunque quella canzone lì è nel suo CD, è una canzone pessima, è pericoloso. Io non so se l'ha fatto per scherzo, l'ha fatto per che cosa, non lo so, ma vi dico che queste cose sono molto pericolose. Col demonio non si scherza, ma scherziamo. L'avete sentita la testimonianza di Claudia Cole, che è uno di quel mondo lì, il mondo dello spettacolo. Lei dice è un brutto mondo, non ha mai punto di dito contro nessuno, ha detto che è un brutto mondo dove la maggioranza di queste persone qui praticano queste arti marziali, queste cose, meditazioni trascendentali, queste pratiche dell'Oriente, dove non si sa bene dov'è la ginnastica, dov'è il culto di Satana, non si capisce bene. Però lei in un momento, che Claudio D'Acordo ha raccontato, mentre entrava nelle profondità di questo mondo e andava, poi sappiamo i film che ha fatto Claudia Cole con Peter Sachs, eccetera, cioè film veramente schifosi, eccetera. Man mano che si va verso il fondo della perversione, ma al momento Satana si fa vedere. Cioè prima Satana si nasconde, certo ci introduciamo nella catechesi di questa sera, che è appunto la tentazione, no? Prima Satana si nasconde,
si nasconde e ti mostra il male sotto forma di bene, ti attira, ti irretisce, magari ti attira col successo, col denaro, con tutto quel che vuoi tu, insomma. Dopo si mostra, credo che in quel momento ho sentito una voce che dentro la invitava ad uccidere. Tu sarai un mio strumento per uccidere, capito? Poi ucciderò te. È lì che lei si è talmente spaventata che ha detto un no e lì è incominciata la sua conversione. Allora qui si vede benissimo chi è Satana, perché bisogna capire chi è Satana, bisogna capirlo bene chi è Satana. Satana è esattamente quello che ha detto Gesù Cristo, perché chi ha nessuno... Cioè, la cosa che mi fa ridere a me, cioè mi fa piangere, mi sorprende, mi lascia allibito, è che qualcuno dice, ah, ma lei parla troppo del demonio, ma io non parlo troppo del demonio, ne parlo meno di Gesù Cristo. Meno di Gesù Cristo, ma andate a leggere, ma Gesù Cristo è venuto per distruggere l'impero del male. Quando Gesù Cristo predicava, i demoni scappavano, faceva un baccano indiavolato, urlava, anche nella sinagoga, i demoni uscivano dalla gente. Quando predicava, quando Gesù Cristo avanzava, il regno del male si urlava. Addirittura una volta sono entrati, ma scherzate, in 2000 porci. Voi pensate oggi che arriva Canale 5, Rete 4, capito? 2000 porci che si buttano nel lago. Perché? Perché Padre Amor stava predicando. Immaginate! Un fatto del genere! Un fatto del genere, immaginate voi! Ma questo era Gesù Cristo. Gesù Cristo, a meno che Gesù Cristo avanzava, l'impero del male urlava. Ma la cosa buffa, proprio che mancanza di cultura biblica, di conoscenza biblica. Ma io ho letto una pagina del nostro amatissimo Papa, proprio da Papa l'ha scritta questa pagina, Benedetto XVI su Gesù di Nazareth, ma Benedetto XVI dice che cosa ha fatto il cristianesimo? Il cristianesimo ha annunciato la liberazione dai demoni in un mondo che era in preda ai demoni. Cioè il mondo antico era in preda ai demoni, cioè veramente il demonio era il principe di questo mondo, si faceva adorare, molti riti erano riti diabolici, capito? Era la gente, come dopo che San Paolo dice, gli spiriti che sono nell'aria, i principati, le potestà, cioè veramente il principe di questo mondo. Nelle religioni pagane erano presenti i demoni che si facevano adorare. Allora la conversione dei pagani, dice Papa Benedetto, lo scrive nel suo libro, Gesù di Nazareth, proprio nel mente con me di Padre Nostro, dice liberaci dal male. La conversione dei pagani è avvenuta perché il cristianesimo annunciava la sua potenza contro i demoni e cacciava i demoni e faceva fuggire i demoni. Capito? Noi siamo, la Chiesa è il baluardo contro il demonio. Le porte dell'inferno non prevarranno. Siamo l'ostacolo. Noi cristiani, la Chiesa è l'ostacolo a Satana di impadronirsi di questo mondo e di trasformarlo in inferno. Siamo l'ostacolo, capito? Ecco, e la vittoria di Cristo deve diventare la nostra vittoria. Però adesso noi dobbiamo affrontare, riprendere il discorso dove avevamo iniziato, cioè nel nostro libro, appunto, L'uomo sul destino eterno, siamo al capitolo dove si parla, appunto, al capitolo quinto, della catastrofe originaria, cioè il peccato originale. Dunque, è perché è lì che si svela veramente cosa, è lì che si capisce perché noi siamo in questa condizione. Infatti Dio, come ha detto, ci ha creato in una condizione di felicità. La prima coppia umana, cioè Adamo ed Eva, sono veramente esistiti, e come no? Sono veramente esistiti e non erano molto diversi da noi. Difatti, sotto il profilo scientifico, Giuseppe Sermonti, uno dei massimi paleontologi viventi del mondo, dice che il primo uomo era sostanzialmente identico a noi. Che poi Repubblica e Corriere dicono l'uomo aveva la coda, quelli sono affari giornalistici, ma uno scienziato dice il primo uomo era sostanzialmente identico a noi, cioè nel pieno possesso delle sue facoltà, diciamo così, intellettive, morali, e soprattutto elevato in stato di grazia. Quindi la prima coppia dell'umanità, da cui tutti quelli che nascevano dovevano condividere quella situazione esistenziale, era una coppia felice, perché oltre ad avere amicizia divina, erano esenti, avevano ricevuto il dono dell'immortalità.
non era condannati a morte come noi. Noi nasciamo condannati a morte, figlioli, E i figli che noi mettiamo al mondo nascono condannati a morte. Che poi si muoia in galera o fuori dalla galera lo stesso, capito? Allora, avevano il dono dell'immortalità, dell'assenza del dolore. Avevano il dono della sapienza, divina anche umana. E avevano il dono dell'integrità, del perfetto dominio di sé. Ebbene, allora, questa è la condizione felice dell'umanità. Dio ha creato l'umanità in questo stato di felicità. Dio ci ha creati così. Però attenzione, i nostri progenitori non avevano la visione beatifica ancora. Dovevano guadagnarsela. Cioè il paradiso terrestre non era mica il paradiso celeste. Erano su questa terra. Su questa terra in uno stato di felicità. E tutta l'umanità avrebbe condiviso la loro situazione esistenziale se non avessero peccato. Non avevano ancora la visione beatifica. Vivono anch'essi nella fede. Anche Adamo ed Eva, nonostante l'amicizia che avevano con Dio, vivono nella fede. D'altra parte anche noi, nonostante l'amicizia che abbiamo con Gesù Cristo, viviamo nella fede. Giusto? Vivono nella fede ed erano soggetti alla tentazione. Difatti, noi vediamo nel paradiso terrestre rappresenta la terra intera. È la condizione di felicità dei nostri progenitori. Quello è il paradiso terrestre. La terra intera è la condizione di felicità dei nostri progenitori. Vediamo che c'è il serpente, c'è Satana. Questo è un fatto, questa è rivelazione divina, mica sono fandonie. E lì svela, c'è già Satana che svela già chi è. Intanto dobbiamo dire, c'è già il serpente. Cosa vuol dire? Vuol dire che il male precede l'apparizione dell'uomo sulla terra, cioè il male prima dell'uomo, perché il serpente è già nel paradiso. Allora, quando è che è incominciato il male? Il male è cominciato prima, con la ribellione degli angeli. Perché Dio prima ha creato gli angeli, dopo gli uomini. Allora, nella creazione degli angeli è avvenuto esattamente quello che è avvenuto poi con gli uomini. Cioè, gli angeli, prima di essere ammessi alla visione beatifica, hanno dovuto passare attraverso la prova della libertà. Cioè Dio non costringe. Capito? La Madonna una volta in un messaggio dove la gente non rispondeva ai messaggi, ha detto guarda che io sono mica abituata a imporre niente, ha detto. Io vengo qui per amore, non mi volete, non vengo più. Ah, così ha detto, Testuali parole. Allora, anzi una volta l'avete detto, un giovedì santo del 1984, ha detto, questo era il giorno in cui io vi davo l'ultimo messaggio. Poi, visto che avete cambiato vita, adesso vi dirò come mai ho fatto fin dalla fondazione del mondo. E difatti. Dunque Dio non impone la comunione con Lui, l'amicizia con Lui, l'amore con Lui, non l'impone, lo chiede, lo propone. Allora, nel primo istante, dice San Tommaso d'Aquino, gli angeli furono creati e elevati in grazia. Cosa dire elevati in grazia? Vuol dire che l'abisso fra la creatura e il creatore è stato superato, cioè, capito? Una persona che è creata, capito? È in uno stato di dipendenza. Diciamo così, di servitù. Dio li ha introdotti nell'amicizia, capito? Li ha fatti amici, cioè non sono che i mendicanti, i barboni di 200 euro, no, gli dà le chiavi di casa. Dio ci ha dato le chiavi di casa della sua divinità, e questo l'ha fatto con gli angeli, li ha levati in grazia. Però prima di farli entrare nella visione beatifica, e nel secondo istante questo, sono sottoposti alla prova, alcuni hanno accolto la prova, altri l'hanno rifiutata. Cioè cosa vuol dire? Alcuni, cioè noi pensiamo al nome di Michele, che è il capo di quelli che hanno accolto la prova, che hanno creduto a Dio, che hanno accolto Dio. Cosa vuol dire Michele? Michele vuol dire chi è Dio, chi è come Dio. Michele, dunque la prova è stata molto rapidissima, perché sono queste cose che sono fulminanti. Cioè la prova è stata in questa: tu a Madometto ti trovi a vivere. Qualcuno ti ha chiamato al mondo, accetti di adorare il tuo creatore e di ringraziarlo, capito? Accetti, e allora sarebbe naturale, invece per Lucifero e per gli altri liberi non fu naturale, perché loro
appena si trovarono ad esistere in tanta luce, in tanta lucifero, cioè in tanta altezza, bellezza, loro, allora ha fatto fastidio una cosa, capito? Ha fatto fastidio di non essere loro Dio al posto di Dio. Quale ha fatto fastidio? Capito? Ha fatto fastidio la dipendenza. Cioè non hanno capito. Non hanno capito quello che anche oggi non si capisce. Cioè per esempio i giudici giudicano, fanno, dicono, cioè i politici fanno, dicono, cioè credono di essere loro i padroni del mondo. Ma ragazzi miei, padroni del mondo, che tu credi in Dio o non credi in Dio. Capito? Cioè, in poche parole, tu puoi dire quel che vuoi. Per esempio il caso di Luana. Chi dice una cosa, chi dice l'altra, chi dice quell'altra. Ma alla fine, uno che nessuno può, a cui nessuno può togliere lo sgabello di sotto. Capito? Uno dice, avevo fame e non mi desse da mangiare, avevo sete e non mi desse da bere, via da me maledetti nel fuoco eterno. Sta tranquillo che non c'è santo che tenga, non c'è giornale che tenga, non c'è sciopero che tenga, non c'è niente che tenga. Perché? Perché Dio è uno solo. C'è la dittatura, vi piace o non ci piaccia, di essere l'essere sussistente per se stesso, è uno solo. E per fortuna dico dittatura, ma non è dittatura, perché è amore. È amore. Diciamo pure c'è la dittatura dell'amore, c'è un essere solo che è amore. Tutti gli altri dipendono, che tu ci creda o non ci creda. Scusate, se... supponiamo che uno che io dica il sole non c'è, secondo voi domani mattina il sole non sorge? Perché io dico che non c'è, ma lo so, dite di voi. Gli uomini non hanno mica il senso del ridicolo, eppure, ma guarda un po', Lucifero non accettò la dipendenza da Dio, si ribellò a Dio, vuole essere lui al Dio al posto di Dio, è una sfida a Dio, una sfida quasi a distruggerlo, ma Dio non l'ha distrutto mica, l'ha lasciato nella sua sfida. Capito? La rabbia di non essere lui Dio. E ha trascinato con sé un terzo delle stelle del cielo nella ribellione, piena di superbia e piena di odio. Quando invece nell'umile accettazione Dio ti dava la sua divinità, te la dava per partecipazione. Capito? Allora questo essere è precipitato dal cielo, ma Dio l'ha fatto, l'ha lasciato sulla terra. E perché? Questa è la divina sapienza. Comunque, certe cose le possiamo capire bene in paradiso, ma qualcosa possiamo capire anche qui sulla terra, no? Cioè, è chiaro che Satana ha sfidato Dio. Satana, avendo visto il piano di Dio della creazione e anche dell'incarnazione, dicono molti teologi, quindi il fatto che Dio si sia fatto uomo, Satana ha sfidato Dio proprio sul fatto che gli uomini avrebbero seguito lui invece di Dio. E Dio ha accettato la sfida. Capito? Ha accettato la sfida, per cui noi siamo nel mezzo di una sfida. Cioè Satana ha sfidato Dio dicendo, gli uomini seguono me, non te. Gli uomini seguono me, non te. E che ci siano gli uomini che seguono Satana, non Dio, non è mica una cosa poi tanto, lo viviamo tutti i giorni. Da Adamo ed Eva ad oggi questo succede. E purtroppo dobbiamo fare i bilanci che fa la regina della pace, che ha detto oggi un numero, poche anime, ha detto la regina della pace, poche anime vanno subito in paradiso. La maggioranza va in purgatorio, quindi la maggioranza si salva per fortuna, ma un numero relativamente grande va all'inferno, ha detto. Quelli che vanno all'inferno, come ha detto Gesù a Padre Pio ha detto, nessuna anima va, la mia misericordia ha stabilito che nessuna anima vada all'inferno senza che lo sappia. Quindi quelli che vanno all'inferno perché hanno scelto Satana, o coscientemente o comunque implicitamente, ma vanno all'inferno perché hanno scelto Satana, perché hanno rifiutato Dio. Ma questa a me è una cosa che mi turba, dico la verità, perché eppure mi turba, ma devo piegare la testa di fronte alla realtà. Cioè, mi turba che ci siano delle persone che preferiscono Satana a Dio. Questa cosa mi turba profondamente, è una delle cose che mi turbano di più. E mi verrebbe quasi da dire, vabbè che Dio ha detto, ma tu prega per loro. Ha sentito cosa ha detto Santa Faustina? Lei ha sentito
il desiderio di pregare perché, per salvare le anime. Mi turba, naturalmente uno non può fermarsi al turbamento, deve operare per salvare le anime, con la preghiera, i sacrifici e anche la fatica dell'apostolato, è chiaro? Però mi turba il fatto che ci siano delle anime che si perdono così, però mi piego davanti alla realtà. Cioè tu nella realtà vedi le persone che seguono Satana al posto di Dio. E come fa? Come fa? Come fa? Ma guarda che sono testate, guarda che poi, quando entro nell'ingranaggio, guarda che per tirare indietro è quasi impossibile, è una cosa tremenda. Guarda che per salvare le anime si faticano, si fatica tantissimo, richiedono tanti sacrifici. Perché? Perché la mala bestia conficca le unghie nel collo, non le molla. Ma tu lo vedi nella realtà, l'accecamento delle persone. Sono accecate. Ma tu vedi, ma non so, propendono continuamente verso il male, non riesci a salvarle. Devi faticare mille, è una cosa incredibile, ma guardate che io, ma se io sono turbato, vi dico che sono turbato, ma arrivano degli email, ma delle cose che stanno dicendo in terra, delle coppie felici, improvvisamente uno dei due pianta moglie, pianta figli, pianta la chiesa, va, diventa un puttanaio, una cosa dall'oggi al domani come niente fosse. Ma cosa fa con la mala serpe? Fischia, un fischio, appena fischia e corrono i ranocchi. Ma è una cosa incredibile, è una cosa che impressiona. E poi per riprenderli ce ne vuole. E che fatica a riprenderli che si fa. Senza contare quelli che passano volutamente. Militano dalla parte del diavolo. Militano dalla parte del diavolo. E come no? Altro che... Allora, bisogna stare molto... Ecco perché la Madonna ha detto nel messaggio del gennaio del 2001, guarda che queste cose qui dico non perché sono fissato, perché io sono una persona che vive in mezzo alla gente, non vive in un ufficio, capito? Io ho contatto con le persone e vedo l'opera di Satana nella società, la vedo tutti i giorni, la vedo nei cuori. È una cosa concreta, reale, con cui ho a che fare tutti i giorni. Allora, questa è la realtà, è una realtà con cui bisogna lottare tutti i giorni. Allora io mi dico, ma come riesce? Io però la risposta me la sono data, è riuscito con i progenitori, che erano in uno stato migliore del nostro, perché loro non avevano mica il peccato originale prima di farlo, non avevano mica la spinta della concupiscenza, erano pieni di sapienza, capito? Erano pieni di Dio, eppure guarda come la mala bestia li ha ingannati. Allora noi dobbiamo assolutamente cercare di scoprire come fa a ingannarli. Prima volevo, per completare il discorso, ecco perché la Madonna ha detto il primo gennaio del 2001, con il nuovo millennio cominciava, ha detto ora che Satana è sciolto dalle catene, cioè sciolto dalle catene vuol dire che ormai è scatenato, cioè adesso fischia e voi correte, vi imbambola come quando vuole. Perché guarda che lui, in un modo o nell'altro, o con la seduzione, o con la persecuzione, con la paura, riesce a fare stragi incredibili. Guarda che fa stragi incredibili. Io non so come fa, ma fa cadere tutti. Ma non so come fa, è una cosa incredibile. Allora mi ha detto, state vicino al mio cuore, al cuore di mio figlio, o si sta vicino al cuore della Madonna, o si sta vicino al cuore della Madonna e di suo figlio, e di chi rappresenta suo figlio sulla terra, cioè il Papa, oppure vi dico che vi trascina via come foglie al vento. Difatti, vediamo allora come, guardate che, dico, come riuscite a ingannare i progenitori, è veramente difficile, cioè Adamo ed Eva in uno stato molto migliore del nostro. Allora qual è la ragione del successo? Perché Satana ha successo, bisogna scoprirlo. Dunque lui ha la ragione del suo successo è prima di tutto perché lui si nasconde. Difatti a Gesù Cristo appare lui in persona, perché tanto sapeva che lo sapeva, insomma,
inutile che si nascondessero, no? Ma invece del progenitore appare sotto la forma del serpente, che è il simbolo della vita. Perché il serpente è il simbolo della vita? Perché cambia la pelle tante volte, no? Allora, si nasconde, quindi il fatto che questo è uno delle ragioni del suo successo, è quello di nascondersi. Infatti, qual è una delle ragioni del successo del demonio in questi ultimi tempi, in cui in pratica, come ha detto la Madonna sull'ultimo messaggio, ormai ha riuscito a consolidare talmente il suo potere, capito, che ormai vuole essere lui Dio al posto di Dio. Vuol prendere il posto di Dio, ma questo l'ha detto la Madonna il 25 ottobre, mica tanto tempo fa. Cioè è riuscito a consolidare talmente... Ma dove ha consolidato il potere? Nei cuori delle persone. Una per una te le conquista. Una per una. Capito? Una per una. Te le conquista una per una. È riuscito talmente... Difatti lui dice, distruggi tutto ciò che c'è di buono e di vero e di bello nel cuore delle persone. È riuscito a consolidare talmente il suo potere che lui adesso a questo punto... è in grado, vuole prendere il posto di Dio. A me ha fatto molto impressione una pagina della Valtorta, la quale nel 43 ha parlato dei tempi che viviamo ora, in termini, a mio parere, estremamente profetici, nei suoi quaderni, non nell'Evangelo come si è rivelato, nei quaderni che non ha mai ricevuto nessuna censura, i quaderni della Valtorta non ha mai avuto nessuna censura ecclesiastica, eh? Quindi la Valtorta non è che la Chiesa l'abbia approvato, ha mai disapprovato, insomma. Comunque la Valtorta dice che si va verso uno stato di perversione che a un dato momento la gente acclamerà Satana suo re. Ma tu vedi in televisione, io ho visto in televisione il 12 novembre, una che canta con tutti i ballerini l'inno a Satana e alla fine un applauso che non finiva più. Hai capito? Ormai si manifesta apertamente. Ormai apertamente chiede l'adorazione. Capito? Lui dice, ma cosa volete seguire? Chi è colui che è morto in croce? Io vi do. Capito? Truccami tu. Io vi do la perenne giovinezza. Poi gratta. Lasciamo perdere. Poi scopri che denti erano denti, eccetera, insomma. Allora, ti promette la felicità qui su questa terra, no? Cioè, quello che Gesù ha respinto, gli ha detto, ti darò tutti i beni del mondo se tu mi adorerai, ti darò tutto, capito? Promette tutto, 120 anni su questa terra, eccetera, eccetera, capito? Allora, lui, dov'è la sua forza? La sua forza sta nel fatto che lui si presenta come un benefattore. Lui conosce a fondo l'essere umano, sa che l'essere umano cerca la felicità. Capito? Dio ci ha fatti così, che noi cerchiamo la felicità. La nostra volontà, la nostra libera volontà è appetitus boni, cioè è desiderio di bene. Noi cerchiamo la felicità. Allora lui, che ci conosce a fondo, cosa fa? Si presenta come colui che ci dà la felicità. Capito? E allora da questo punto di vista è un artista nel presentarti il boccone avvelenato, ma confezionato così bene che appena lo vedi ti viene la collina in bocca. E questa è la sua forza. Cioè Gesù Cristo di Satana, chi ha rivelato la natura di Satana è Gesù Cristo. Perché è lui che ha parlato di Satana più di tutti, meglio di tutti, più profondamente di tutti. Gesù Cristo ha detto, capitolo 8 di San Giovanni, versetto 44, chi è Satana? È colui che è menzognero, è padre della menzogna, è omicida fino al principio. Cosa vuol dire padre della menzogna? Cioè è il falsario, il padre della menzogna, chi ha inventato la menzogna, è l'omicida fino al principio. Allora, queste due cose qui sono ben legate insieme. Lui cosa fa? Lui mente, ti inganna, ti seduce, presentandoti il male sotto forma di bene. Capito? Perché lui sa che le creature umane desiderano il bene e gli propone i beni che propone Satana, li sappiamo. Sono piaceri materiali, il denaro, il successo, qua, là, su, giù. Ti presenta
insomma, sintetizzando, ti dice: se con me vivi meglio, con quella là crocifisso cosa vuoi fare? Capito? Con me vivi meglio, senza dire se vive meglio, ti dà questo, ti dà l'altro, ti dà la giovinezza, ti dà quello che vuoi tu, insomma. Ma guardate che io sono rimasto allibito conoscendo dei ragazzi che hanno venduto l'anima a Satana per aver successo. Ma vi rendete conto che cosa fate? Dunque, lui con l'inganno riesce, questa è l'essenza della tentazione. Lui studia a fondo una persona, la studia a fondo, studia le sue fami, studia le sue voglie, studia le sue debolezze, studia i suoi desideri. Dopo ti cucina il cibo personalizzato. Personalizzato. Cosa ti piace? Il capretto. Ti faccio un caprettino, capito? Capito? E così via. Ti cucina tutto, tutto. A ognuno studia. Difatti, lui Satana, prima di... ma mica tenta a caso. Scherziamo. Lui, Gesù Cristo, pregava per 40 giorni e 40 notti digiunando. Satana, dico, qui... Satana è stata alla larga. Dico, qui cosa faccio? Quello prega e digiuna. Però non mica mollava l'osso, eh. Appena ha visto che aveva fame, si è presentato. E gli ha proposto di trasformare le pietre in pane. Hai capito? Quindi lui studia a fondo ognuno di noi e ci coglie anche nei momenti di debolezza, nei momenti di... anche si prepara il terreno, prima lo facciamo pregare di meno, lo facciamo qua, lo facciamo là, cucina a rosola, prima spenne il pollo, poi lo arrosola, poi le fa a pezzi, poi, capito? E così lui prepara tutto molto bene. La tentazione è sempre molto personalizzata, è finalizzata alla tua fame. Lui ti presenta, qui devo dire, lui è come il pescatore. Un pescatore che va a pescare, cosa fa? Ci sono i tonni? Allora, vediamo cosa piace i tonni. Allora, ti dà l'esca, mette sull'esca giusta, capito? E la getta. La getta. Cosa fa il pesce? Noi siamo dei pesci. Il pesce fa, che buono, capito? Però io ho provato a pescare qualche volta, ho detto che dei pesci si avvicinano e poi vanno via. Quali sono i bravi cristiani? Che buono, capito? Lui attira in il pesce mica vede il pescatore. Satana non si fa mica vedere. Satana non si fa mai vedere lui. Se non alla fine, quando ti ha già cucinato, allora ti chiama dalla sua parte, a militare dalla sua parte. Prima no. Prima ti inganna in questo modo, ti presenta il male sotto forma di bene, capito? Perché non ti separi, perché non divorzi, perché qua, perché là, perché su, perché giù, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, è tremendo nel sfruttare le situazioni. Allora, cosa fa il pesce? Vede il vermicello e la bocca. Appena la bocca, Satana tira su e lì è importantissimo, eh. Attenzione, perché quando una persona ha boccato, quando il pesce ha boccato, bisogna stare molto attenti, perché se non tiri su bene e non lo fermi bene, quello scappa. Capito? Lui quindi ti prende, ti fa peccare, dopodiché ti tiene d'occhio perché non vada a confessarti. Perché, capito? Ti tiene d'occhio perché se non gli scappi, oppure che gli scappi il rimorso dalla coscienza, qualsiasi cosa, ti tiene ben fermo e poi cosa fa? Poi un po' di farina bianca, un po' di olio e sei fritto. E sei fritto. Questo è, quindi vedete che è ingannatore e assassino, questo è il suo mestiere. Con Adamo ed Eva ha fatto la medesima cosa, naturalmente ai progenitori ha fatto una tentazione molto personalizzata. Guardatevi che, attenzione, i simboli, la Bibbia, gli antichi parlavano per simboli, ma i simboli sono indicativi della realtà, cioè non è che c'era l'albero della conoscenza del bene e del male, ma noi dobbiamo chiederci: cos'è l'albero della conoscenza del bene e del male? Non è che ci fosse l'albero dell'immortalità. Dobbiamo chiederci: cos'è l'immortalità? L'albero della conoscenza del bene e del male era... Dunque, Dio disse: potete mangiare di tutti gli alberi, ma non dell'albero della conoscenza del bene e del male. Cioè,
È come se dicesse tutto è vostro, fuorché il decidere voi ciò che è bene e ciò che è male. Quello tocca a me. Tutto è vostro perché lo prendete dalle mie mani e non vogliate voi essere quelli che decidono al mio posto. Capito? Ecco, questo vuol dire. La tentazione era molto personalizzata, cioè non è che a Satana, Maturina, Adamo e Eva dice sentite, vi offro, non so, una bella vincita all'Enalotto se tu mi vendi l'anima. Non so, cavolati di questo genere, non poteva, perché avevano tutto. Adamo e Eva avevano tutto, erano i padroni del mondo. I padroni del mondo erano. Non mancava loro niente. Allora cosa ha promesso Satana? L'unica cosa con cui è riuscito a svegliare la loro fame, ha promesso la divinità. Se ne mangerete, cioè ha detto, siete voi padroni del mondo. Siete voi il padrone del mondo. Cosa c'entro Dio? Cosa c'entra Dio? È Zapatero questo, no? Siamo noi. Cioè, la maggioranza... Sì, ma ho sentito anche sui giornali noi italiani queste cose qua. C'è tutto uno schieramento zapaterista anche da noi, ovunque nel mondo. Difatti che ha detto... Le maggioranze decideranno ciò che è bene e ciò che è male, capito? Siamo noi i padroni del mondo, quindi è questo che... perché Dio ha detto, voi siete i padroni del mondo al mio servizio, capito? Siete i viceré del mondo. E Satana ha detto, ma che, scherzate, il mondo ve lo prendete voi. Il mondo ve lo prendete voi, il mondo è vostro. Cosa siete voi che dovete, capito? E loro hanno, allora dice... Perché se ne mangerete diventerete come Dio. Quindi Satana ha iniettato nelle vene di Adamo ed Eva il suo veleno di essere l'uomo il padrone del mondo. Ma questo esattamente è quello che accade oggi, che è accaduto sempre nel corso della storia, ma che accade oggi. E cioè gli uomini che vogliono essere i padroni del mondo, vogliono eliminare la Chiesa, ammazzare il Papa, il mio Gesù Cristo e il cristianesimo, essere loro i padroni del mondo. Ma chi sta dietro? Loro non sono mica se ne accorgono. Chi sta dietro? Chi vuol diventare il padrone del mondo? Chi? Il serpente vuol diventare il padrone del mondo. Difatti, con la sua vittoria, poi questo lo vedremo la prossima volta, con la sua vittoria, Satana, Adamo e Eva sono diventati i padroni del mondo, pive nel sacco, hanno perso tutto, hanno perso l'amicizia con Dio, il diritto alla vita eterna, il dono dell'immortalità, dell'integrità, dell'assenza del dolore e sono stati condannati a morte. Capito? Quando Satana ti promette, caracarrà, sappi cosa ti dà, ti dà del suo, ognuno del suo stipendio, ti paga con le cambiali quello. Non con gli assegni, il padre eterno sì che paga con gli assegni. Dunque, questo allora, mentre lui sì che è diventato il padrone del mondo, il principe di questo mondo, e lo è diventato non in un modo assoluto, ma certamente un dominio sull'umanità che è durato fino a Gesù Cristo. Con Gesù Cristo il suo impero è crollato, ma figlioli cari, per divina permissione può agire fino alla fine dei tempi e noi siamo qui in mezzo alla lotta quotidiana. Noi siamo qui da uno scantinato a lottare contro il principe di questo mondo perché sia Cristo con la sua parola di verità a trionfare, perché la parola di verità entra nei cuori, li liberi dalle menzogne, capito? La menzogna dalle menzogne che io sto combattendo qui da tante sere, qui in quest'ultimo tempo, la menzogna dalle menzogne. L'uomo non è un animale. L'uomo è figlio di Dio, l'uomo è destinato al paradiso, capito? Siamo qui a fare questa lotta e la faremo fino alla fine dei tempi. Ma in palio c'è il nostro destino eterno. Altro che storie. E guardate, con i giochi sono fatti. Ci voglio dire, quando la sentenza è stata data, cioè il paradiso è eterno, l'inferno è eterno. Tutti i tentativi... anche di teologi, perché non ci stanno, di dire qua, di dire là, non servono a niente, perché quella che conta, scusa, ma cosa mi importa a me la parola di uno qualsiasi? Beh, a me interessa la parola di Gesù Cristo. Cioè, a me il parere di Gesù Cristo mi interessa. Se lui ha detto che via da me, ma le metti nel fuoco eterno, che devo dire? Devo ascoltare quel che mi dice
il cronista della TV, non so io. Quello qui, quello che conta, anche se un prete che parla, che dice, ah, l'inferno non c'è, non è eterno, che gli dico, scusi, ma lei chi è per caso è parente stretto di Gesù Cristo, mi dica. Dico, ma leggiamo quello che dice il Vangelo, leggiamo quello che c'è scritto. Le parole di Gesù Cristo non passeranno, non passeranno. Quindi noi siamo qua, dico, in questa battaglia che durerà fino alla fine dei tempi, ma in palio non c'è qualcosa di... C'è il nostro destino eterno. E guardate che, figlioli cari, qui guardiamo in faccia la realtà. Fra 100 anni, di quei 6 miliardi e mezzo di persone che ci sono, quante se ne saranno ancora vive fra 100 anni? Fra 150 nessuno. E allora, dove saremo tutti noi? Vogliamo o non vogliamo guardare all'essenziale? Vogliamo o non vogliamo ascoltare la Madonna? Vogliamo o non vogliamo guardare al cielo? Vogliamo o non vogliamo convertirci? Vogliamo o non vogliamo pregare? Vogliamo o non vogliamo combattere contro il principe delle tenebre? La Madonna ha detto armatevi contro Satana, l'ha detto nell'ultimo messaggio, armatevi con la preghiera e il digiuno, perché lui vuol diventare il padrone del mondo e farsi adorare al posto di Dio. E incominciamo a cacciarlo dal nostro cuore. Ma guardate che non sono mie fissazioni qua, ma questa, ma guardate che il Nuovo Testamento, il Vecchio Testamento incomincia con la tentazione e il Nuovo Testamento incomincia con la tentazione. E come finisce il Nuovo Testamento? Finisce con il drago, le due bestie e tutti quelli che l'hanno seguito nello stagno di fuoco di zolfo. E poi la Gerusalemme celeste. Capito? Speriamo che non ci voglia il pass per entrare. Bene, carissimi, questa dunque abbiamo introdotto la tematica sulla tentazione, però poi bisogna analizzarla più a fondo, perché ti mostra come Satana, come aveva ragione Solovio, sia un biblista, cita la Bibbia e la deforma, capito? È un professore, un ingannatore, un falso, un astuto, che non ci avete l'idea. Per cui uno deve prendere il rosario e affrontarlo con il rosario in mano, e poche storie, non c'è altro da fare.